Ciao, sono Marco Terranova e sono candidato portavoce presidente per il municipio ex 19, ora 14 Montemario. Questo programma è frutto del lavoro dei cittadini, è un programma partecipato e quindi siamo partiti raccogliendo le proposte dei cittadini, anche le nostre, insomma di tutti gli attivisti, anche di coloro che hanno partecipato, per redigere questo programma che è ancora aperto, in fase di ormai di chiusura, e quindi entro una decina di giorni saremo in grado di presentarlo proprio per le amministrative, ma sarà un programma che resterà aperto proprio per raccogliere ulteriormente quelle che saranno le indicazioni dei cittadini. Una delle iniziative che abbiamo preso anche per avvicinare i cittadini e presentare il programma è quella di oggi, qui al Parco del Pineto. È un'esperienza che abbiamo già ripetuto altre volte e che ci dà grande soddisfazione per due motivi. Primo, perché ci fa stare dove ci piace, vale a dire in mezzo alle persone e nei posti più belli della nostra città. E in secondo luogo perché ci dà la possibilità anche di essere veramente attivi. Infatti durante queste iniziative prevediamo insieme ai cittadini la pulizia del parco, quindi portiamo via tutto ciò che tende e lo rende sicuramente meno vivibile, e poi prendiamo iniziative per farlo conoscere. Oggi sarà fatta una passeggiata per tutti i cittadini con una guida che ci ha spiegato le bellezze e le caratteristiche di un qualcosa che è veramente una perla verde incastonata all'interno di una grande città come può essere Roma. Credo che sia un punto importante perché, come è solito fare il Movimento 5 Stelle anche in altre occasioni, potete vedere in Sicilia, a Parma, abbiamo l'abitudine di inviare, cioè di richiedere ai cittadini il loro curricula rispetto a determinati requisiti che crediamo importanti per l'amministrazione. Raccoglieremo questi curricula, valuteremo le varie esperienze e sceglieremo anche insieme ai cittadini, chiedendo il loro parere, quelle che sono secondo loro le più qualificate esperienze che ci potranno aiutare nella conduzione dell'amministrazione. È un processo che inizieremo fra qualche giorno, inviando una comunicazione pubblica a tutti i cittadini. Riceveremo fino al 10 maggio orientativamente i curricula e già prima delle amministrative di fine maggio saremo in grado di presentare la squadra al completo, quindi tutti i consiglieri oltre il presidente, tutti i consiglieri municipali e anche la squadra degli assessori che ci accompagneranno in questa bella avventura.